Giovanna Zucconi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, bentornata qui nel posto delle parole. Grazie, per, ben ritrovati. Per l'appuntamento dedicato a scrittori in città, lei avrà due incontri per scrittori in città, il primo dei quali alle ore 15 di oggi, Africa, una storia italiana con Corrado Stagliano, e poi l'incontro questa sera con Serena Dandini e il suo libro, il suo romanzo edizioni Rizzoli, Il futuro di una volta. Sono due mondi molto diversi che dovrà raccontare, che dovrà coordinare nei due appuntamenti di oggi, Giovanna Zucconi. Due mondi diversi, due autori diversi, due linguaggi diversi. Quello di Serena Dandini appunto è un romanzo peraltro ambientato per metà a Parigi, quindi è evidente che oggi su qualsiasi voce, su qualsiasi lettura comunque stinge questa tonalità cupissima che viene da Oltralpe, mentre il libro di Corrado Stagliano è un reportage con una qualità letteraria elevatissima, come sempre nei suoi libri, che è bene rileggere e ripubblicare. Questo è un libro del 79, racconta di un piccolo paese calabrese, franante da tutti i punti di vista, sia da quello diciamo idrogeologico che da quello socio-etico, eccetera. E ripubblicato ora è una lettura appunto cupa o persino agghiacciante, perché ovviamente si misura con quello che non cambia, quello che non passa mai, quello che non riesce a trasformarsi, a solidificarsi, a migliorare, ecco. È la storia molto contemporanea, anche quella di Africa, no? A cui faceva riferimento Giovanna Zucconi, e questo Africa, questo paese della montagna, travolto dall'alluvione negli anni 50, ma è un travolgimento con questa alluvione non solamente di case, di oggetti, abitazioni, ma anche un travolgimento umano, proprio anche travolgimento delle regole stesse. Purtroppo la realtà è quella, è quello che ci insegna la lettura di questo libro. Sì, appunto, purtroppo credo che sia il commento esatto, il commento preciso, anche perché letto alla fine degli anni 70 e letto nel 2015, questo libro ovviamente è cambiato e cambia, e da un certo punto di vista in peggio, non in meglio, perché appunto sono passati così tanti anni e difficilmente si riesce a misurare. Ripeto, forse oggi lo sguardo è particolarmente cupo, particolarmente pessimista, però non mi pare che un lettore di oggi riesca a misurare dei grandi balzi avanti di miglioramento, ecco. Detto questo, è fondamentale, e lo dico davvero senza retorica, mantenere memoria di questi luoghi, di queste persone, di questi smottamenti, appunto, non soltanto fisici ma anche esistenziali. Ma di fatto gli abitanti dell'Africa franata, alluvionata nel 1951 sono stati, e in parte sono ancora, dei migranti interni, perché sono stati trasportati ad Africa Nuova, a 70 km di distanza, quindi perdendo qualsiasi aggancio con tutto, le case, il passato, la memoria, le attività, con poi, e questo è un ritratto anche qui lieve da un certo punto di vista e quindi maggiormente desolante, con poi le connivenze, con poi l'andrangheta, con poi il paternalismo, con un'economia clientelare, con una mancanza di orizzonte. Ecco, rispetto agli altri libri di Corrado Stagliano, questo non è emblematico nel senso del personaggio, per esempio L'eroe borghese dedicato ad Ambrosoli, no? Anche il sovversivo sull'anarchico ucciso a Pisa. Qui è emblematico, è un paese che poi però è una maniera, diciamo, tagliente e simile per raccontare un insieme più ampio che, ahimè, è il nostro paese. Giovanna Zucconi, lei ha già ricordato quell'aria cupa che oggi, che attraversa tutte le nostre parole anche in questa piccola trasmissione. Sentivo questa mattina nella lettura dei giornali una delle domande che più si sente fare: come
poter reagire. E poi sono entrato qui in studio con alcuni libri tra le mani e io mi chiedevo come poter reagire. Lei da Cuneo, da scrittore in città, come poter reagire? Anche un libro può essere un modo per noi che possiamo fare forse ben poco, no? Forse anche l'attenzione rispetto a un libro, rispetto a una storia, ci può aprire un mondo per cercare un confronto e quindi un'apertura culturale. Ma certamente sì, poi insomma è molto difficile non dire delle banalità in una situazione come questa, però è anche importante dirle, perché poi anche diciamo idee semplici come questa, che rinunciare si reagisce reagendo, c'è un minimo di vitalità, di energia e appunto di reazione. Non credo ci siano ricette, poi ognuno ha la propria. Certo è un grande lutto collettivo da elaborare. Parigi è Parigi, Parigi fa parte dei sentimenti, dell'immaginazione, del sentirsi a casa in Europa di ciascuno di noi, della gioia di vivere, della vitalità, dei caffè, dei bistrò aperti, della seduzione, di tante cose che ci appartengono, che sono proprio la nostra carne, il nostro respiro. E vivere con questa mutilazione è una mutilazione, bisogna saperlo. Dopodiché evidentemente ciascuno deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, facendolo il meglio possibile. L'unica reazione possibile, ripeto, è reagire. Anche nel piccolo, piccolissimo, di leggere un libro, di scrivere un libro o di radunare, come qui a Cuneo in questi giorni, un certo numero di belle teste, belle voci e belle persone, e includo non soltanto gli ospiti ma anche il pubblico, perché dai molti anni di frequentazione posso dire, per quel che vale, che la mia esperienza del pubblico che si raduna qui a Cuneo è molto positiva. E, insomma, c'è sempre del positivo anche appunto nella tetraggine di questo momento, che è molto semplicemente guerra. Cioè stiamo capendo che dobbiamo forse abituarci a vivere come, per esempio, i miei genitori hanno vissuto da ragazzi, cioè in uno stato di guerra, di allerta, di pericolo, ma anche di convivenza con l'allerta, con il pericolo. Altro da fare non mi pare ci sia. Altro da fare proprio non pensiamo che ci sia, ma visto che abbiamo parlato di Parigi, l'ha già citato lei poco fa, Giovanna Zucconi, il libro di Serena Dandini che verrà presentato questa sera, ha un protagonista che vive a Parigi, vive sulla Senna, e su un batomusce se non ricordo male, si chiama Yves, e affitta la sua barca ai turisti, no? Anche qui un aspetto sereno, turistico della Parigi che tutti quanti noi conosciamo quasi e che ci sta a cuore, e questo è il libro, una parte del libro di Serena Dandini, con questo suo romanzo Il futuro di una volta, che è già particolare già proprio nel titolo. Sì, l'altra storia, una delle due storie che si intrecciano è appunto parigina, della storia di Yves e dei suoi amici. Parliamo di un ultra sessantenne che vive in fondo in maniera libera. Poi il tema del quale stiamo parlando di tutto ciò che affrontiamo in questa conversazione, da Africa al massacro appunto parigino, è il tema della libertà. Libertà che c'è o che non c'è, libertà di avere una prospettiva, un futuro, di camminare per strada. Ecco, i personaggi di questo libro in varia misura, in varia maniera, sono dei portatori di libertà. Uno è Yves, mentre l'altra storia è la storia di una madre e una figlia, madre settantenne e figlia 36enne in Italia, dove la madre è una specie di parossismo di libertà un po' hippie, un po' insomma quella generazione lì, raffigurata anche con un sorriso, un minimo di affettuoso scherno. La figlia invece è una che, per una serie, suppongo, di difese, ma poi ce lo della Serena Dandini stasera, si tarpa un pochino la libertà, soprattutto di sentimenti, di emozioni, eccetera. Quindi uno dei due filoni del libro, non quello parigino, è invece quello di un rapporto fra una madre e una figlia, come poi la voglia di libertà e invece la paura passano di generazione in generazione, di rapporto in rapporto, di fatica in fatica e anche di amore in amore. La storia di la
questa è la parte dove c'è Lauretta de Talori e la sua figlia, se ricordo bene, si chiama Elena, una storia Elena. Veramente molto molto singolare, scritta con l'ironia che è propria di Serena Dandini. Giovanna Zucconi, prima di salutarci, qual è il libro che si è portato nel viaggio verso Cuneo? Ma sa questi due, perché in effetti sono arrivata un po' in affanno come sempre, quindi ho finito di leggerli ieri sera, stanotte, sono un telegiornale e l'altro, e quindi ho, diciamo, nel bagaglio cuneese ho questi. Non è poco, è una bella valigetta in parte cartacea e in parte elettronica per quel che mi riguarda, perché poi alterno appunto il libro fisico e il libro immateriale. Nel mio ebook ce ne sono vari altri che aspettano letture legate soprattutto ai luoghi del mondo in cui passo un po' di tempo ultimamente. E ad esempio, qual è uno dei libri che sul suo ebook aspetta di essere aperto? Ma ho un po' di saggi su Edimburgo, perché Edimburgo è una città che mi trovo a frequentare in questo momento, soprattutto saggi storici, diciamo, non di rilevantissima lettura per chi non ha dei motivi particolari, ma anche lì insomma ci sono delle atmosfere poi da approfondire, che è interessante poi raccontare. Però oggi direi Africo e Dandini. Certo, ricordiamo. È una strana coppia che mi interessa affrontare. Africa, una storia italiana, oggi alle 15 e Il futuro di una volta stasera alle 9:15, scrittore in città. Ma prima di chiudere ricordiamo il libro, che tra l'altro noi abbiamo raccontato in una conversazione con Giovanna Zucconi, il suo ultimo libro, La sua voce e profumo, passeggiata letteraria fra aromi, odori e fragranze, edito da Mondadori lo scorso anno. Grazie ancora Giovanna Zucconi. Grazie a voi, grazie Buongiorno. Tante.